Prendere, aspettate che preparo il foglio in PDF, preparo il foglio in PDF, che ho sbagliato, mandare, dov'è? Qui, terza FM, sì, in PDF, in Excel, incolla, oggi sarà, quanti se ne ha Sara oggi? Come? Non ho Quanti se ne capito. ha oggi, Sara? Quanti Con? ne abbiamo oggi? Ah, 24. Ah, No, 24. Allora. la sentiva scarsi. Sì, ma a te ti si vede male, probabilmente ti prende male. Vabbè. Allora, va bene, facciamo la condivisione dello schermo. Guardiamo se è condiviso lo schermo, lo vedete? Excel si sta vedendo? Si vede Excel? Perfetto. Allora, a questo punto mi sentite, ma non mi vedrete, non mi vedete. Siamo a pagina 622. 622, l'esercizio 14.26. Edoardo, l'hai fatto l'esercizio? Momento. Fatto l'esercizio? No, mi sono scordato. Te lo sei scordato, eh? Ok, allora, cosa? Mi faccio chiedere adesso con Lo so che lui adesso è con noi, ho capito. Allora, vediamo un po' chi me lo può fare. Chi me lo può fare? Desiree, me lo fai per favore l'esercizio? Allora, leggiamolo, vai per favore, leggimelo. Allora, aspetti che lo prendo. Febbraio, la Mario Bertola Co. SNC ha ottenuto da Unicredit un mutuo quinquennale di 70.000 euro garantito da ipoteca su un immobile di proprietà da rimborsare a rate semestrali con quote di capitale costanti. Quindi, allora, cosa vuol dire? Vuol dire che il rimborso avviene ogni quanto tempo? Se le rate sono semestrali, vuol dire che si rimborsa Ogni 6 mesi. ogni 6 mesi, no, ogni anno, ogni 6 mesi. E con quota di capitale costante, vuol dire che la parte del debito, no, degli interessi, del debito che si restituiscono è costante. Allora, vai avanti. Sul mutuo alla scadenza di ogni rata sono dovuti gli interessi posticipati al tasso del 4,25%. Ok. Presenta le scritture in partita doppia relative all'accensione del mutuo e al pagamento della prima rata di rimborso l'1 agosto successivo, comprensiva degli interessi maturati. Ok, quindi, allora, facciamo la partita doppia, quella dell'accensione del mutuo. Quindi, prima di tutto facciamo l'accensione del mutuo. Vai, data. Allora, 1 febbraio del 2020 ho fatto. Vabbè, se l'è fatto il 2020, però qui non Sì. essendoci la data potete farlo in un anno normale, senza farlo nel 2020. Comunque, Ho fatto Unicredit, conto corrente, dai. variazione finanziaria attiva in dare per 70.000. Poi mutui passivi, variazione finanziaria passiva in avere per 70.000. Ok. Per 70.000. E questo è il momento in cui si accende il mutuo. Poi si arriva a fare quale altro esercizio? Altro L'1 agosto. punto. L'1 agosto cosa succede? Che cosa rimborso? Che cosa do io alla banca, Desiree? Gli interessi. Pago sia la rata di rimborso del mutuo, quindi pago in parte la prima rata di rimborso del mutuo, sia gli interessi.
Scusate, ma in quanto tempo si rimborsa questo mutuo? C'è scritto? Pronto? Bravo, perché comunque il nale C'è scritto Ah, quinquennale, quinquennale, però l'ho preso perfetto, quinquennale, quindi vuol dire che la ah, quinquennale, restituzione, quindi Desiree, quante rate sono in tutto? In quante rate si restituisce il capitale di 70.000? Desiree? L'hai fatto l'esercizio? sì, l'ho fatto proprio, però non ho finito perché ho avuto un po' di problemi. Allora saltiamo. Nicole, l'hai fatto? Più o meno sì. Guardiamo cosa vuol dire più o meno. Allora, il mutuo si rimborsa in quanto tempo? In 5 anni. In 5 anni, quante rate semestrali ci sono? Due rate ogni anno. Quindi in 5 anni ce ne sono quante? 10. Perfetto, quindi il rimborso sarà di un decimo. Ti torna? Sì. Quindi, allora, ora faccio, non faccio la partita doppia, sto facendo, scrivo, utilizzo, anzi, vado di qua. Allora, quindi, l'1 di agosto. Allora, il rimborso essendo quote semestrali. Per un mutuo che dura 5 anni, in 5 anni ci sono 10 semestri. Quindi ogni volta io rimborso 70.000 diviso. Scusate. 70.000 diviso 10. Questo è quello che rimborso. Quindi io rimborso ogni quota, ogni rata 7.000 euro. In modo tale che dopo 10 rate, quindi dopo 5 anni, ho rimborsato 70.000 euro. Va bene a tutti, Nicola? Va bene? Sì. Bene. Quindi io so che nella partita doppia ridurrò i mutui passivi, perché restituirò una parte del mutuo passivo Sì, ma c'è una certa per 7.000. E questo l'ho fatto. Ora devo andare anche a pagare, perché me lo dice il interessi testo, passivi. interessi passivi bancari, che è una variazione come Economica negativa. allora il calcolo degli interessi è dato da capitale, tasso R e tempo, perché noi sappiamo che la moltiplicazione è C per R per T. Anzi, per R, scusate, per R diviso 100, per T diviso 365 facciamo, tanto è considerato. Quindi questo è l'interesse, I uguale C per R per T fratto 36.500. Bene? Allora, quant'è il capitale su cui calcolo l'interesse? Devo ragionare Grazie. su 70.000, perché io ho avuto nel primo d'agosto, ho avuto in prestito per tutto il periodo dal 1° febbraio al 1° d'agosto 70.000 euro. Poi quant'è il tasso di interesse? 4,25. Quindi 4,25. Quindi avrò 4,25. Poi il tempo. E poi anche io sono partita dal 2020. Vabbè, allora se avete fatto il 2020, divideremo per 366 allora a questo punto. 182 Ok, quindi per 362. A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti giorni. Interessi. per fare gli interessi. Allora, farò 70.000 per 4 fratto 100 per 182 diviso 366 e viene 1479,37. Ti torna? Sì. Bene, quindi gli interessi passivi bancari sono
1479,37. Perfetto. Quindi, oltre ai mutui, oltre a restituire un decimo del capitale, pago anche il compenso alla banca per il prestito che ho ricevuto, che sono 1479,37. Il tutto va a... Unicredit, conto corrente. Perfetto, variazione finanziaria passiva. Variazione finanziaria passiva. Ok. Allora, 1479,37. bravissima. Proviamo ad andare avanti, Nicole. Non era richiesto l'esercizio, quindi l'esercizio si terminava qui. Proviamo ad andare avanti. Va bene? Allora, qual è l'altra data in cui scade? Qual è l'altro periodo in cui È l'1 scade? febbraio 2021. Brava, l'1 febbraio 2021. Bene? Quindi, l'1 febbraio 2021. Cosa farò? Dovrò restituire. Cosa? Vi faccio il calcolo degli Ah, interessi. prima scriviamo. Intanto scriviamo mutui passivi. Bene? Ok, E quanto sì. restituisco? 7.000. Sempre 7.000. Poi avrò interessi passivi bancari Passivi e bancari. poi che sarà variazione economica negativa e poi avrò sempre Unicredit, Unicredit. conto corrente, variazione finanziaria passiva. Oh, quello che mi manca da vedere è quanto sono gli interessi passivi. Andiamo a fare il calcolo. Quindi facciamo il calcolo. Quindi l'1 febbraio 2021 rifacciamo il calcolo degli interessi. Bene? Ora lo copio, poi non prendete dati. Allora, quant'è il capitale su cui si calcola gli interessi? 63.000. Brava, perché è 70.000, che era Meno l'originario 7.000. mutuo, meno 7.000 perché da agosto a febbraio, da agosto 2020 a febbraio 2021, io ho tenuto in prestito solamente 63.000 euro. Poi avrò il tasso che è sempre 4,25 e il tempo che è... No, 181. è 184, guardate, 184. Va bene? Tasso di interesse è, scusate, l'interesse è 1346,07. Va bene? Ah no, è di più, scusate, è di più perché è diviso 365. Bene? Quindi è poco di più. Quindi, interessi passivi bancari. 1349,75. Perfetto. E Unicredit, conto corrente. La somma che è 8.349,75. Ok? Gli interessi, siccome scendono tutte le volte, si parla anche di mutuo interessi a scalare. Perché scalano? Perché si riducono. Va bene per tutti, ragazzi? Va bene? L'avevate fatto tutti a modo? L'avete capito il susseguirsi? Va bene? Sì. Ok, perfetto. Allora, andiamo all'altro esercizio, che era, dimmi, Francesca. Ho una domanda. Io, vabbè, l'ho fatto tutto, ma è normale che arrivi al 1º febbraio 2025? Oh, è Perché iniziato. pensavo di dover di arrivare al 1º agosto, invece No, no. no, no, arriva il 1 febbraio. Perché la prima rata la inizia agosto, poi febbraio la seconda, agosto la terza, febbraio la quarta e così via, arriva a febbraio del 2025. Va Quindi va bene, va bene. bene? Ok? L'hai fatto in questa maniera? Sei andata giù giù, Francesca? Perfetto. Sì, brava. Beh, andiamo a fare il 15.8. Liquidazione dell'IVA e relativo versamento dell'IVA. Allora, guardiamo un po' chi abbiamo a disposizione. Nicolas, l'hai mica fatto il 15.8? No, No. Va bene. Allora, saliti Matilde. Allora, Alessio, te l'hai fatto il 15.8? Sì. Vai, allora, guardiamo un po' il 15. Allora, questo qui era l'esercizio, scusate, lo scrivo, inserisci.
esercizio 14.26 a pagina 622. Quello che andiamo a fare ora è l'esercizio 15.8 a pagina 625. Per 6.225, sì. 625. Ok, allora vai, leggilo per favore, Alessio. Impresa Giorgio Manduca opera in regime di guardinario. Per il mese di giugno ha liquidato IVA a credito per 9.270 euro e IVA a debito per 10.750 euro. L'IVA viene versata nei termini di legge mediante addebito del conto bancario intrattenuto con Unicredit. Presenta le scritture in partita dal 1 di gennaio. Allora, intanto mi garba fare i mastrini, bene? Allora, per fare l'esercizio 15.8, quali mastrini dobbiamo fare? Delle vai mostrare da ai nostri dati. Allora, dobbiamo fare praticamente tre mastrini, dobbiamo fare tre mastrini. Ma dobbiamo fare quest'altro mastrino. Allora, il primo è il mastrino dell'IVA. Nostro credito. Poi il mastrino dell'IVA Nostro debito. debito. E poi l'ultimo mastrino, che è un mastrino, diciamo, che ci si va a fare tutta la somma, che è l'IVA Conto di liquidazione. conto liquidazione. Allora, qui cosa succede? Allora, l'IVA a credito del mese, siamo nel mese di Giugno. giugno, quindi nel mese di giugno noi avremo movimentato tante volte qui l'IVA a credito in dare, no? Ok? Tante volte fino ad essere arrivati in fondo che l'IVA a credito di giugno, quanto è? 9.270. 9.270. Ok? Stessa cosa nell'IVA a debito, avevo movimentato tante volte l'IVA a debito. Così tante volte da aver avuto IVA a debito per 10.750. 750. A questo punto devo fare la liquidazione dell'IVA. Quindi, cosa devo fare? Devo prendere il mastrino IVA nostro credito, IVA nostro debito, chiuderlo e mandare i saldi dell'IVA nostro credito, cioè 9.270, 10.750, nell'IVA conto liquidazione. Per cui, l'articolo è partito doppio, intanto a che data la faccio la liquidazione del mese di giugno? 30.06. No, la faccio il 16 di luglio. Va Sì. bene? Quindi Nostro credito all'azione finanziaria passiva. variazione finanziaria passiva. Per quanto? 9.270. Aspetta un attimo. E così chiudo il mastrino IVA nostro credito. E lo mando Sì, a? IVA conto liquidazione. Variazione. Finanziaria attiva. No, passiva. No. Allora, Perché è il contrario quello È che certo che è il contrario. Era così. È IVA nostro credito, variazione finanziaria passiva, IVA conto liquidazione, variazione finanziaria attiva. Per cui l'IVA conto liquidazione. Ok? Poi, dopo vado a chiudere l'IVA a debito, quindi data 16 luglio. 16 luglio, faccio IVA nostro debito, variazione finanziaria attiva. variazione finanziaria attiva,
10.750. 10.750 e chiudo l'IVA debito e lo mando a IVA conto liquidazione, variazione finanziaria passiva. 10.750. Quindi ho chiuso l'IVA debito, l'IVA credito e ho mandato in IVA conto liquidazione 10.750. E questo lo faccio sempre. Dopodiché che cosa guardo, Alessio? Poi guardi la differenza che c'è tra l'IVA credito e l'IVA debito. Tra l'IVA credito e l'IVA... Scusate, ma qui è sbagliato, ho scritto male. Scusate, qui ci va 9.270 e qui ci va 10.750. È così. Poi vado a fare la differenza. E cosa vedo? Cosa posso avere come differenza? Posso avere... O sei a credito o devi o sei a debito? In questo caso come sono? A credito o a debito? A credito, è a debito. E quindi cosa devo fare? Il Devi 16... fare un versamento allo Stato. Devo fare il versamento allo Stato della differenza. Va bene? In modo tale che così do allo Stato la parte di soldi che invece avevo in tasca, che non sono miei ma che sono suoi. Quindi il 16 di luglio farò... IVA conto liquidazione, variazione finanziaria attiva. IVA conto liquidazione, variazione finanziaria attiva in dare 3.480. per la differenza che è 1.480 e poi banca Banca X conto corrente, variazione finanziaria passiva. Unicredit, qui è Unicredit, conto corrente, variazione finanziaria passiva per 1.480. ok. Se invece era a credito? Non dovevi versare i soldi, ma lo tenevi per il mese successivo. Cioè non ricevevi i soldi dallo Stato, No, ma li no, no. mantenevi Avevi per la a volta credito, via. successiva. Va bene. Questo è l'esercizio. Il 15.8. Ragazzi, il 15.9 è esattamente uguale. Vi torna? Ragazzi, buongiorno. Ok, allora, ora andiamo a fare un altro. Noi praticamente, come vi ho già detto, facciamo degli esercizi di gestione accessoria a quella che è la nostra attività. Ora, questi abbiamo fatto questi esercizietti, andiamo avanti, andiamo su una parte un pochino più, diciamo, da una parte più carina, da una parte anche un pochino più incasinata per voi. Allora, andiamo a... Come lo fa? L'esercizio lo fa subito dopo. Questo video lo metto. Sono andato troppo avanti. Ah, sono andato troppo avanti. Eccolo qui. Allora, andiamo a pagina 355. Anzi, 300, scusate, andiamo a pagina 354 perché sull'IVA dobbiamo vedere un'altra cosa. Quindi prima della pausa vediamo un'altra cosa sull'IVA. Allora, lo Stato si comporta, quindi abbiamo visto che ci dobbiamo comportare per il versamento dell'IVA allo Stato ogni mese. Ora, a parte il fatto che le imprese più piccole la liquidazione invece che farla mensile la fanno trimestrale, per cui vuol dire che non la fanno
tutti i mesi, ma la fanno ogni 3 mesi. Quindi il periodo di gennaio, febbraio e marzo lo pagano il 16 di aprile. L'IVA a credito a debito, la liquidazione dell'IVA a credito a debito del mese di aprile, maggio, giugno lo fanno a luglio, il 16 di luglio e così via. Ma il vostro libro a pagina 354 prende in considerazione l'acconto annuale IVA. L'acconto annuale IVA è un acconto che viene versato allo Stato, quindi l'acconto annuale IVA viene versato allo Stato il 27 dicembre di ogni anno. Cioè lo Stato, invece che aspettare il 16 di gennaio dell'anno dopo, vuole già durante il mese di dicembre l'acconto dell'IVA che poi verrà decurtato a gennaio. Bene? Perché lo vuole? Perché il bilancio dello Stato è un bilancio che va secondo i criteri finanziari, per cui lo Stato fa un bilancio che riguarda tutte le entrate dell'anno meno tutte le uscite dell'anno. E quindi, siccome le entrate dell'anno, l'IVA del mese di dicembre, la incasserebbe a gennaio, vuole pertanto l'acconto il 27 dicembre di ogni anno. Allora, tre sono i metodi di calcolo dell'acconto. Tre sono i metodi. Allora, il primo metodo è il metodo cosiddetto effettivo. Cosa vuol dire il metodo effettivo? Il metodo effettivo è il metodo con il quale le aziende fanno il calcolo dell'IVA a debito e dell'IVA a credito al 20 di dicembre e, una volta, e poi guardano se l'IVA a debito al 20 di dicembre è maggiore dell'IVA a credito al 20 di dicembre, versano la differenza. Mi sono spiegato? Quindi fanno una sorta di liquidazione anticipata dei primi 20 giorni. Naturalmente poi il 16 di gennaio pagheranno la differenza se ci avranno da pagarla. È chiaro? Questo è il metodo effettivo. Chiaro? Quindi non lo trovate sul libro, ma ci Non trovate era la solamente. differenza, però. Sì, trovate, è la differenza, il metodo effettivo è differenza reale tra IVA a debito meno IVA a credito. Naturalmente, se questa differenza reale è maggiore di zero verso il 27 di IVA, differenza reale tra IVA a debito e IVA a credito, scusate, al 2012. Naturalmente, se questa differenza è positiva, pago, se è negativa, non pago niente. È chiaro? Il vostro libro lo enuncia e basta, che la determinazione dell'acconto può essere fatta attraverso 3 metodi. Il metodo delle operazioni effettuate è quello che io ho chiamato il metodo effettivo. Va bene? È Quindi tutto. nel metodo effettivo, se noi siamo a credito dello Stato, non si paga quello del 16 del mese dopo. No, non si Ok. paga al 27 di dicembre, non si paga, ma poi al 16 di Ah, dicembre, al 16 ok. di gennaio si paga. Ci manca. Poi al 16 di gennaio ve lo faccio vedere dopo. Intanto il 27 di dicembre pago. Va bene? Poi, secondo metodo è il metodo chiamato previsionale. Io faccio una differenza, scusate, eh? Faccio una differenza tra IVA a debito e IVA a credito che presumo di avere al 31 di dicembre.
Ok? Quindi faccio una previsione, prendo la palla di cristallo e faccio una previsione su quella che potrebbe essere la differenza tra IVA a debito e IVA a credito. Lo Stato mi dice: guarda che se ti sbagli a fare la previsione di oltre il 10%, quindi dici che eri a credito, invece non eri a credito di quella cifra e mi dovevi pagare, se lo sbaglio che hai fatto nella presunzione è inferiore al 10%, non succede nulla. Se è superiore, becchi la sanzione. Tant'è che il metodo previsionale non è quasi mai utilizzato, proprio perché è troppo aleatorio. Mentre invece il metodo effettivo è molto utilizzato. L'altro metodo che è molto utilizzato è quello chiamato metodo storico. Ok? Il metodo storico si prende la differenza reale. Si prende la differenza reale tra IVA a debito e IVA a credito del mese di dicembre dell'anno prima. Quindi si prende, se è passato un anno, si prende quant'era il mastrino dell'IVA a debito al 31 di dicembre dell'anno precedente, si prende l'IVA a credito dell'anno precedente, il mastrino, si fa la differenza, quindi differenza reale tra IVA a debito e IVA a credito del mese di dicembre dell'anno prima, e si versa il suo 88%. Va Questo non ha molto senso, cosa? direi. Questo qui terzo non ha molto senso. No, non è che non ha molto senso, ha senso perché laddove non abbiamo il tempo per fare il calcolo, capite che dal 24 al 20, il 24 devo, cioè il 27 devo fare i calcoli, cioè il 27 devo pagare, c'è le ferie nel mezzo, ci sono le cose nel mezzo, molto spesso si utilizza questo qui perché è molto più veloce, lo si fa prima, Federico, lo si fa in anticipo rispetto a che la gente vorrà andare anche in ferie. Te pensi che il babbo dell'Agostini stia a fare questo calcolo il giorno prima? Pensi che te il giorno prima trovi commercialisti che ti facciano questo calcolo? Col cavolo che te lo fanno. Noi commercialisti quasi sempre si fa o il primo o l'ultimo. Va bene? Invece ha un senso perché io mi ritrovo i primi di dicembre a fare questo, anzi non lo devo fare io, me lo fa direttamente il computer perché il programma di computer prende l'IVA a debito dell'anno prima meno l'IVA a credito dell'anno precedente e ci calcola l'88%. È chiaro? Ora questi tre metodi voi poi non li metterete in atto, cioè voi vi verrà detto quant'è l'acconto pagato, punto e basta. Mi sono spiegato? Non è che poi dovrete fare i calcoli in tutti questi casi. Era per spiegarvi come funziona l'acconto dell'IVA e perché lo si fa. Tant'è che ora vi faccio un esercizio. Facciamo un esercizio insieme. Ve l'ho detto, così almeno ce l'avete. Va bene? Lo facciamo insieme, così almeno ci leviamo di torno. Allora, date che vi metto Word. Lo vedete Word? Sì. Allora. Effettuare le registrazioni. In partita doppia, relativamente all'IVA, chi è che c'è? Prof, sono uscito, non si vede proprio niente. Ok, Federico è uscito. Allora, effettuare le registrazioni partita doppia relativamente alla liquidazione dell'IVA dell'anno 2020, scusate, liquidazione del mese di dicembre
dell'IVA dell'anno 2020, sapendo che allora 1 punto allora l'IVA a debito al 20 di dicembre del 2020 ammonta ad euro 10.000. L'IVA a credito al 20-12-2020 ammonta ad 7.000. L'IVA a debito al 31 di dicembre 2020 ammonta ad euro 14.000 e l'IVA a credito al 31-12-2020 ammonta ad euro 9.000. Ci siamo? Fatto un secondo, per favore. Eh sì. Ditemi voi quando ci siete. Proprio, io sto copiando, sono al punto 1 che ce l'ho fatta rientrare sul Vai, vai, stai telefono. tranquillo, stai tranquillo. Dimmi quando ci sei, Federico. Sì, sto scrivendo. Mamma, hai Dice la Matilde? sono lenta a scrivere. Vero, Sara? Oh, è vero, eh? Oh, ma uno se vuole, questo qui se lo può anche fotografare. Allora, Federico, hai fatto? Sì. Sì. Allora spostiamo, facciamo l'esercizio. Allora, arriviamo. Allora, prima cosa, al 20 di dicembre facciamo l'articolo in partita doppia. Allora, al Troppo 20 di ok. dicembre, scusate, al 27 di dicembre. Ah, Al 27 di dicembre. Allora, acconto, quindi prima di tutto dobbiamo fare la liquidazione dell'acconto, quindi liquidazione dell'acconto IVA al 27 di dicembre del 2020. Va bene, bimbe? Quindi facciamo questa cosa. Dobbiamo avere tre mastrini, però state bene attenti, eh? Quindi dobbiamo prendere i nostri mastrini, però attenzione perché il mastrino su cui andiamo a fare la liquidazione non è l'IVA conto liquidazione, ma è l'IVA conto acconto. Si chiama così. Quindi la liquidazione dell'IVA al 27 di dicembre dell'acconto si liquida all'interno del mastrino IVA conto acconto. Quindi, in partita doppia faremo il 27 di dicembre del 2020. Faremo IVA nostro credito, variazione finanziaria passiva in avere. Allora, noi sappiamo che in dare avevamo il credito 7.000 euro e in avere abbiamo invece
10.000 euro. Ma i mastrini bisogna farli per forza. Sì, vanno fatti per forza, sì, mastrini. Ok. Sì, vanno fatti per forza. Perché ci aiutano. Ora lo vedete, lo vediamo. Poi, quindi, mando, faccio IVA nostro credito in avere per 7.000 euro. E IVA conto liquidazione variazione finanziaria attiva per 7.000 euro. Vado nei mastrini e metto 7.000 e 7.000. Dimmi. Ma in partita doppia ci scriviamo IVA conto liquidazione mentre nel no, scusa, scusami, hai ragione. IVA conto a conto, hai ragione, scusami Matilde, hai ragione. Ah, IVA conto a conto. No, no, il mastrino deve essere uguale, perché la doppia il mastrino deve essere uguale. No, no, hai fatto bene a dirmelo. Ragazzi, la Matilde è come il vino, eh? Più invecchia, più migliora. Brava Matilde. Il vino. Oh, t'ho mica offeso, eh. Ho fatto un esempio calzante. Poi, il 27-12-2020 vado a fare la stessa cosa con l'IVA debito. Indare, scusate, variazione finanziaria attiva, indare, chiudo per 10.000 e mando. IVA conto a conto per 10.000. Va bene? Vado all'altra parte, metto 10.000 e IVA conto a conto metto 10.000. A questo punto cosa succede? Succede che devo pagare 3.000 euro, ritorna? No, non sono il contrario. Come sono il contrario? Perché? Nell'IVA conto a conto. C'ho 7.000 euro in dare e 10.000 euro in avere. No, no, vanno bene. Guarda, eccolo qui. 7.000 euro in dare e 10.000 euro in avere nell'IVA conto a conto. Qual è il problema? Ah, no, avevo ricordato dall'inizio allora, ok. Bene? Quindi, mi torna che io devo pagare 3.000 euro? Mi torna, ragazzi? Quindi il 27 di dicembre, come fosse la liquidazione del mese di dicembre, faccio IVA conto a conto, variazione finanziaria attiva per 3.000 e poi faccio bank X conto corrente, variazione finanziaria passiva per 3.000. Prof. Sì? Ma è per 3.000 perché sarebbe la differenza tra 10.000 e 7.000? Certo, come nella liquidazione del 16 del mese. Ho incassato dai clienti 10.000 euro di IVA, ne ho versato ai fornitori 7.000, allo Stato gliene devo dare 3.000. È chiaro? Perché quando ho detto 3.000 sono rimasta un attimo, poi ho detto la differenza. Sì. Grazie, scusi. Bene. Bene, ok? Quindi a questo punto io ho fatto il pagamento. Va bene? E l'IVA conto a conto l'ho pagata. Va bene? Quindi, prof, ora abbiamo fatto il primo punto e il secondo punto. Sì, abbiamo fatto il primo punto e il secondo punto. Va bene. Quando ora andiamo avanti, arriviamo al 31 di dicembre, vediamo che l'IVA a debito del 31 di dicembre era 14.000 e l'IVA a credito del 31 di dicembre era 9.000. Per cui noi andando avanti qui, cosa succede?
Perché questo è fermo, mi raccomando. Qui siamo alla data del 20 di dicembre 2020. Ritorna? Si va avanti, si fanno delle altre operazioni e si arriva a un fondo che lì va a credito alla fine dell'anno. Quanto ci dice che è il testo? Quant'è l'IVA a credito alla fine dell'anno? 9.000. È 9.000. Va bene? Quindi vuol dire che ho fatto operazioni di acquisto che hanno portato un IVA maggiore di 2.000. Ritorna, ragazzi. Bene. Nell'IVA a debito, stessa cosa. Ho avuto vendite e sono arrivato al 31 di dicembre che ho venduto e ho preso IVA per 14.000 euro. Ritorna? Quindi ho incassato IVA per 4.000 euro. Va bene? Aspettate che stacco il microfono a Federico. No, qualche un altro. No, ce l'avevo. Vabbè, è uguale. Ok? Quindi, come vedete, la differenza è 4.000 da qui a qui. La differenza è 4.000. La differenza a quest'altra parte, da qui a qui, è 2.000. È 2.000. Va bene? No, ma ho detto una cavolata, lasciamo stare. Lasciamo stare. Allora, in realtà ho fatto uno sbaglio, scusate tanto, ho fatto uno sbaglio, nel senso che se no poi non torna, nel senso che questi due articoli qui non vanno fatti, si fa solamente, scusate, ho sbagliato io, si fanno solamente sulla carta, cioè questi esercizi, questi qui non si fanno, scusate, si fa solo ed esclusivamente, si fanno solo, scusate, ho sbagliato io, torniamo indietro perché ho fatto una bella pagliacciata. Allora, noi si fa il calcolo solamente teorico e si dice, io ho un IVA a debito di 10.000 euro, ho un IVA a credito di 7.000 euro. Bene, io devo versare la differenza. 10.000 meno 3.000. Meno 7.000, scusate, meno 7.000. Quindi devo versare 3.000. Questo è quello che devo fare. Devo versare 3.000. E l'unico articolo che faccio, scusate, ho sbagliato io, pardon, l'unico articolo che faccio è questo, è IVA conto a conto per 3.000 a banca X 3.000. Quindi pago 3.000 euro, però sono in acconto allo Stato per 3.000 euro, perché in realtà io non lo so se alla fine dell'anno chiuderò e ci avrò da dargliene degli altri di soldi oppure gli ne ho dati troppi. Potrebbe anche accadere, come a volte accade, che io ho fatto il calcolo dell'acconto, ho sbagliato, o comunque l'ho fatto con lo storico, gliel'ho dati di più di soldi allo Stato, quando poi va, arrivo, cioè gliel'ho dati, quando arrivo a fare la liquidazione del mese di dicembre, mi arriva una fattura più alta durante il mese di dicembre, dal 27, dal 20 al 25, al 26, al 27, e quindi mi ritrovo a dover avere io i soldi allo Stato. Quindi l'articolo, scusate, è questo. È IVA Quindi con. proprio non bisogna fare neanche i mastrini. No, non bisogna fare i mastrini. Tant'è che io non l'ho Ok. fatti. Bisogna fare solamente il calcolo con la calcolatrice. Con la calcolatrice. L'IVA a debito è 10.000, l'IVA a credito è 7.000, faccio 10.000 meno 7.000 e verso 3.000. E faccio l'articolo per la doppia, meno banca 3.000 euro, più IVA conto a conto 3.000 euro. Quindi avrò nel mio mastrino 3.000 euro di acconto. Bene? Quando arrivo a fine mese, invece, io mi troverò con un IVA a debito di 14.000 euro e con un IVA a credito invece di, scusate,
di 9.000 euro. Lo vedete? Il mese di dicembre chiude con 9.000 euro di IVA a credito e con 14.000 euro di IVA a debito. Ve l'avevo dato io il conto e avevo detto che alla fine dell'anno l'IVA a debito è 14.000 Quindi ora vanno fatti i nostrini. euro. Certo che vanno fatti i mastrini, però così come l'ho fatto io con questi importi. Mentre l'IVA a credito, dove sono? L'IVA a credito è di 9.000. Mi va a credito di 9.000. Quindi io alla fine dell'anno mi ritrovo in questa situazione. Cosa faccio il 16 di gennaio? Il 16 di gennaio? Aspetta, una domanda. Sì. In cima lei c'ha scritto liquidazione della contiva 27-12. Vabbè, ma è perché è l'esercizio. Ok. E se no? Cosa? Cioè, come è sempre 27-12? Sì, il pagamento dell'acconto è sempre il 27-12, eccolo qui. Sì, no, però. No, aspetta, non mi sono spiegata. Allora, lui si è fatto questo qui del 3.000, ok? Sì. Per dopo, quando c'è il terzo e il quarto punto che abbiamo Ora lo vado a scritto. fare. L'ho già iniziato a farlo. L'ho già iniziato a farlo. No, io ho ragione qua, ok. Allora che. Guarda, faccio così, così ho capito. Vado qui. Allora, questa è la liquidazione acconto IVA. Ora vado a fare la liquidazione al 16 gennaio 2021 del mese di dicembre. Va bene? Più chiaro così? Sì, grazie. Bene? Quindi la liquidazione dell'acconto IVA finisce con questo mastrino. E quindi perché ho fatto IVA conto a conto in dare meno banca 3.000 euro. Bene, vado ora a fare la liquidazione al 16 gennaio del 2021, del mese di dicembre. Mi ritrovo con l'IVA nostro credito 9.000, l'IVA nostro debito 14.000, perché ve l'ho dato io come dati. Allora, come si fa dal punto di vista dell'articolo in partita doppia? Il 16 di gennaio si deve creare l'IVA conto liquidazione. Va bene? Allora, cosa farò il 16 di gennaio? Il 16 di gennaio farò. Quindi, siamo al 16 di gennaio del 2021. Bene? Farò. Chiuderò l'IVA nostro credito, variazione finanziaria passiva in avere per 9.000. IVA conto liquidazione, variazione finanziaria attiva per 9.000. E quindi le mie mastrine io avrò 9.000 e avrò 9.000 e il mastrino IVA nostro credito mi si chiude. Franco, Va bene? ma perché lì è IVA conto liquidazione? Perché faccio come il 16 di ogni mese che utilizzo il conto IVA conto liquidazione. Ah, ok. Poi, Perché prima era IVA conto ma perché il 27 di dicembre pago l'acconto? È un a conto. E momento ora per. invece. Ora faccio la liquidazione del mese di dicembre. Il 16 di gennaio vado a fare la liquidazione come sempre. Chiudo il mese di dicembre. Quindi facevo sempre, l'avete fatto per casa, su 15.8 e 15.9, IVA nostro credito a IVA conto liquidazione. Poi faccio IVA nostro debito, variazione finanziaria attiva per 14.000, a IVA conto liquidazione, variazione finanziaria passiva per 14.000. Quindi vado da quest'altra parte e mando nell'IVA conto liquidazione 14.000 e chiudo l'IVA nostro debito. Domanda a tutti: quanti soldi devo dare allo Stato per il mese di dicembre? 14.
14.000 meno 9.000 meno 3.000. Bravo Federico. 14.000 meno 9.000 sarebbe la liquidazione del mese come fosse un mese normale. Ma siccome gli ho già dato 3.000 euro in acconto, gli devo dare 14.000 meno 9.000 meno 3.000. Se era un mese normale, l'acconto non gliel'avevo versato e quindi gli davo 5.000, perché 14 meno 9.000 fa 5.000. Ma siccome gli ho già dato 3.000 euro il 27 di dicembre, io allo Stato gli darò 2.000 e quindi lo Stato si metterà in tasca 5.000 euro, 3.000 il 27 di dicembre e 5.000 il 16 di gennaio. Pertanto, il 16 di gennaio io farò IVA conto liquidazione, variazione finanziaria attiva per la differenza per 14.000 meno 9.000 per 5.000, perché io l'IVA che devo dare allo Stato sarebbe 5.000, perché nel mese di dicembre io ho incassato 5.000 euro più di IVA rispetto a quella che dovevo dare allo Stato, che ho pagato ai fornitori. Però è anche vero che io ho già dato 3.000 euro in acconto allo Stato. Eccolo qua. Quindi qui chiudo 3.000 euro. E quindi allo Stato gli do Bank X. Conto corrente, variazione finanziaria passiva, la differenza. Come vedete, io gli ho dato allo Stato 2.000 euro ora il 16 di gennaio e 3.000 euro gliel'avevo già date nel mese il 27 di dicembre. Allo Stato nient'altro gli devo dare. L'IVA conto a conto non ce l'ho più perché l'ho chiusa ora. L'IVA conto liquidazione non ce l'ho più perché l'ho chiusa ora. Quindi, come vedete, il mese di dicembre, in più rispetto agli altri mesi normali, quindi agli altri 11 mesi, ho una, diciamo, complicazione, perché a dicembre pago un acconto che però scomputo subito dopo 20 giorni. Ok? Che senso ha? Il senso ce l'ha perché lo Stato ha un bilancio che va con i criteri finanziari e quindi lo deve risolvere. Lo deve, diciamo, deve incassare nel mese di dicembre. Va bene? Mi sono spiegato? Ragazzi, ci siete? Ok? Scusate se ho fatto un po' di casino lì per lì, ma questo era quanto. Va bene? Ci si ferma 5 minuti. Allora, ascolta, sono le 16:07. Alle 16:15 si ritorna. Ripartiamo un secondo per chi eventualmente. Allora, parliamo delle imposte. Sì, si è sbloccato, non ti preoccupare. Allora, dicevo che praticamente quindi l'imposta IRAP è un'imposta, quindi è la prima delle due imposte che dobbiamo pagare, vuol dire imposta regionale dell'attività produttiva. Si calcola facendo quindi l'imposta IRAP. Si ottiene matematicamente moltiplicando la base imponibile per un'aliquota. La base imponibile è il valore della produzione. L'aliquota è un tasso che varia dall'1,9 al 4%. L'imposta viene pagata nella regione in cui si svolge l'attività. Per cui se io ho due stabilimenti, uno in Toscana e uno in Lazio, per la produzione che ho ottenuto, per il valore della produzione che ho ottenuto dallo stabilimento in Toscana pago l'IRAP in Toscana. Per quanto riguarda invece il valore della produzione che ho prodotto nel Lazio, io pago l'IRAP nel Lazio. Chiaro? Allora, poi abbiamo un'altra imposta che riguarda sempre l'imprenditore individuale, che è l'imposta IRPEF. Imposta IRPEF.
IRPEF. Che vuol dire? Imposta sui redditi delle persone fisiche. Quindi I sta per imposta, R sta per redditi delle persone, quindi PE, e F. Allora, ho scritto PE perché sennò veniva male leggere il PF, solo per questo. Quindi ci hanno messo la P, l'hanno aggiunta alla E insieme, in modo tale che venisse un acronimo che si potesse leggere un po' meglio. Quindi imposta IRPEF, imposta sui redditi persone fisiche. Bene? È un'imposta che si paga sull'utile, quindi è un'imposta, imposta IRPEF, anche qui è calcolata base imponibile per aliquote a scaglioni. Poi l'anno prossimo vedremo cosa vuol dire. Vuol dire che non c'è un'unica aliquota, ma l'IRPEF aumenta all'aumentare del reddito. La base imponibile, tant'è che la base imponibile in questo caso è il reddito, che per noi potremmo dire essere l'utile, ricavi meno costi, ma l'utile fiscale, cioè non tutti i costi sono, per esempio, deducibili, quindi poi vanno ad essere a fare costo. Per esempio, stamattina mi diceva un mio collaboratore, una nostra azienda ci ha mandato una ricevuta fiscale di 100 euro che ha pagato la società, ma non c'è scritto il riferimento alla società e noi non la possiamo considerare un costo fiscalmente deducibile, ma poi lo vedremo, non ci interessa. Quindi la base imponibile è il reddito, cioè l'utile fiscale. Si moltiplica il reddito per diverse aliquote. Allora, a parte quello che questa cosa, allora, come avviene il pagamento delle imposte? Questo vale per tutte e due. Allora, le imposte si pagano quando? Allora, tutte e due, quindi parlo di tutte e due, quindi sia IRAP che IRPEF. Quando si pagano? Si pagano il 30 di giugno dell'anno N più 1 si paga si pagano le imposte per l'anno N. Cosa vuol dire? Che una volta che noi abbiamo calcolato il valore della produzione dell'anno N, abbiamo calcolato la base imponibile dell'anno N, facciamo il calcolo dell'IRAP per l'anno N, per l'IRPEF dell'anno N e il pagamento lo si fa il 30 giugno. Questo perché? Perché per fare il calcolo sia del valore della produzione che per fare il calcolo del reddito ci vuole del tempo, non è immediato, ci vuole un po' di tempo e quindi lo Stato dà tempo fino al 30 giugno per fare il calcolo delle imposte. Però, lo Stato nell'anno N vuole due acconti, cioè dice, è un po' come l'IVA, dice non posso aspettare che tu il 30 giugno dell'anno N più 1 tu mi versi il saldo dell'anno precedente, perché io sono uno Stato e faccio il calcolo in maniera, abbiamo detto, entrate meno uscite, potrei fallire anche, il problema è anche quello, e pertanto io voglio durante l'anno degli acconti. Quindi nell'anno N si pagano due acconti. Quando si pagano questi acconti e come si pagano questi acconti? Bene, si paga. Allora, il primo acconto
si paga il 30 giugno dell'anno N. Quindi io il 30 giugno dell'anno N cosa faccio? Se capite bene, pago l'acconto per l'anno N e pago il saldo per l'anno N-1. Ritorna, perché se il 30 giugno io pago le imposte per l'anno N, pago anche l'acconto per l'anno N più 1 fondamentalmente. Quindi lo Stato nell'anno N vuole due acconti. Il primo acconto il 30 giugno e il secondo acconto lo vuole il secondo acconto si paga il 30 novembre dell'anno N. In questa maniera, pagando i due acconti nell'anno N, al 30 giugno e il 30 novembre, il 30 giugno normalmente si paga poco. Facciamo un esempio classico. Se io nell'anno N pago 150.000 euro di acconto, il secondo acconto ne pago 300.000, faccio per ipotesi, do i numeri. Alla fine dell'anno faccio il calcolo e vedo che l'imposta da pagare. Quindi, l'esempio, l'imposta da pagare era 500 euro, ok? Io il 30 giugno dell'anno N più 1 pago 50.000 euro. Vi torna? Pago 50.000 euro per l'anno N. Perché pago solo 50.000 euro? Perché di 500.000 euro che dovevo pagare, 500.000 euro che devo pagare, ne ho già pagati 450. E quindi me ne rimane da pagare solamente 50.000. Vi torna? È chiaro il concetto? Quindi, cosa farò in partita doppia in questo caso? Cosa farò? Quale sarebbe stato Però, le... prof, una domanda. Dimmi. Se io il 30.06 dell'anno N pago un acconto, non devo pagare anche Sì, il saldo dell'anno le prima. restanti parti dell'anno N-1? Certo, pagherò il saldo anche dell'anno meno 1. Io qui mi ero focalizzato solo sulla problematica dell'acconto dell'anno N, ma io il 30 giugno verso l'acconto dell'anno N e il saldo dell'anno N-1. Capito, Federico? Sì. Certo. Ora noi facciamo questo esempio e poi ci salutiamo. Facciamo questo esempio. Allora, facciamo l'esempio, così almeno lo capiamo, l'esempio. Allora, la ditta nasce il 2 febbraio 2020. Ok? Così almeno facciamo il primo anno. Il 30 giugno dell'anno 2020 paga il primo acconto. Ok? Cosa farà in partita doppia? Ipotizziamo, paga il primo acconto di euro 100.000, perché ha fatto i calcoli e il primo acconto per quell'anno sono 100.000 euro. Quindi nasce il 2/2/2020, si paga il primo acconto. Quindi cosa farò il 30 giugno 2020 in partita doppia? Farò imposte, conto, acconti, variazione finanziaria attiva, in dare per 100.000. Poi, banca X, conto corrente, variazione finanziaria passiva per 100.000. Questo è il 30 giugno. Il 30 novembre 2020 si paga il secondo acconto di euro 150.000. Quindi
io farò un altro articolo in partita doppia che è praticamente identico, cioè il 30/11/2020 farò imposte contacconti, variazione finanziaria attiva per 150.000 a banca X per 150.000. Quando arrivo al... Che miseria, è andato... Cancelliamo questo qui, che se no almeno ci fa tutto nella solita Ma pace. gli acconti sono uno per l'IRPEF e uno per Certo, l'IRAP o sono sì. No, mischiati? no, sono... Allora, io, noi in contabilità, ora in partita doppia, in terza, si scrivono tutte insieme imposte, conti e acconti. In realtà andrebbe fatto imposta IRAP, conto e acconto, imposta IRPEF e conto e acconti. Chiaro? Ma noi Ok, sì. diciamo che facciamo tutto così, anche il vostro libro lo fa così. Poi, quando si arriva al 16 giugno dell'anno N più 1, nel 2021, si liquida le imposte per l'anno 2020. Ma che dici? Scusate, no, il 16, il 30, scusate, il 30. Il 30 giugno 2020 si liquida le imposte per la, si liquidano le imposte per l'anno 2020 più l'acconto per l'anno 2021. Allora, qui si fanno due articoli in partita doppia. Quindi il 30 giugno 2020 e ipotizziamo che le imposte per l'anno 2020 erano euro 280.000. Ok? Allora, cosa si fa il 30 giugno per quanto riguarda il saldo? Per quanto riguarda il saldo dell'anno prima, dell'anno 2020, si farà. Scusami, Quindi del 2021 questo, 30 sì, 2021. 2021, hai ragione, 2021. Quindi il 30 giugno 2021, ok? Si registra il saldo delle imposte. Quanto devo versare io? Devo versare 30.000 euro, mi torna? Perché Sì. 100.000 era il primo acconto, 150.000 è il secondo acconto. Siccome in tutto devo versare 280.000, ma come per l'IVA 250 l'ho già versata, ne verso 280. Quindi cosa farò? Farò imposte, variazione economica negativa in dare per 280.000, poi farò imposte conto a conti, variazione finanziaria passiva in avere per 250.000 e la differenza farò banca X conto corrente variazione finanziaria passiva per 30.000. Quindi ho pagato il primo acconto il 30 giugno dell'anno 2020, ho fatto imposte contacconti a banca, ho pagato il secondo acconto nell'anno 2000, il 30/11/2020, ho pagato 150 imposte contacconto a banca. Il 30 giugno devo pagare in tutto 280, ma 250 gliel'ho già date, per cui gliene do solo 30. Metterò imposte, variazione economica negativa per 280, 200, meno imposte contacconti, variazione finanziaria passiva per 250, perché gli acconti li chiudo, e verserò 30.000 euro. Naturalmente dovrò fare anche il versamento, qui non l'ho fatto l'articolo, dell'acconto per il 2021, che sarà imposte conto acconti a banca. Va bene? È chiaro? Va bene? Sì. Allora, io
Allora, io direi che ci possiamo fermare qui. Ci vediamo mercoledì mattina, va Sì, arrivederci. bene? Arrivederci, buona domenica a tutti. Arrivederci. 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 Arrivederci.